Ringrazio molto di questo premio, che sono dispiaciuto di non essere riuscito a ricevere personalmente. E avete colto nel segno perché, come forse molti di voi sanno, il cavallo è la mia passione da sempre e spero di continuare a meritarlo. Vi ringrazio e vi invio un abbraccio. La sua assenza a causa malattia aveva generato immancabilmente delusione la sera del 6 ottobre scorso, quando era stata imbastita una serata in suo onore per consegnargli il premio Villa Bertelli 2024 dedicato ai 30 anni di carriera. A meno di un mese, con questo video, Andrea Bocelli, Ringrazio molto di tenendo questo fra le mani il premio. Cavallino, riproduzione della Fonderia del Chiaro dell'opera di Arturo Dazzi e simbolo del premio Villa Bertelli, ha voluto rispondere all'omaggio di Forte dei Marmi, quella che è da molti anni la sua città d'ottobre, dove abita con la famiglia, proprio a pochi passi dalla fondazione culturale. Un gesto molto apprezzato, il video inviato al presidente Ermindo Tucci, a testimonianza dell'affetto e dell'amicizia reciproca con Andrea Bocelli. L'omaggio all'artista era stato celebrato in occasione della serata conclusiva dei festeggiamenti per il patrono di Vittoria Puana, San Francesco, proprio nella chiesa parrocchiale. Era stata la moglie, Veronica, a ritirare di persona il premio al termine di un concerto gratuito eseguito da mezzo soprano Anna Chiuri, accompagnata dal pianista Cesare Goretta.